ci portiamo a casa un Pride perché abbiamo ancora tanto da dire, tanto da chiedere, e non chiedere in maniera supplichevole del tipo per favore concedeteci qualcosa. No, lo vogliamo, lo pretendiamo perché ci spetta, direi che riassume abbastanza bene. Direi poi che il Pride è una celebrazione di una rivolta, nel senso che ormai tutte le persone o tutte le componenti politiche, okay, di un Pride sono sempre marginalizzate, mentre invece la nostra idea era quella di fare un Pride veramente politico, nel senso che quando si parla di Pride si sta parlando di quello, del fatto che il 28 di giugno di 1969, una signora trans Si è si è incazzata. incazzata, ha preso una scarpa, gliel'ha tirata in testa a un poliziotto e sono stati 3 giorni e 3 notti di guerra contro la polizia. E gliel'ha tirata in testa, ricordiamo, perché gli continuava a sgomberare il locale dove semplicemente era luogo di ritrovo alla Per fine. quello, secondo me, il senso della rivolta è la celebrazione della rivolta. Cosa vuol dire oggi, secondo me, celebrare la rivolta è un po' calarla in quelle che sono le nostre vite, le nostre, diciamo, lotte, guerre, rivolte, nel senso che tutto questo è legato anche alla questione cilinna, nel senso che bello, i froci si possono sposare, No, non si possono ma che bello, sposare. i froci si possono unire civilmente, Non ho ma i né froci capito magari non né hanno una casa, conosciuto. magari le froce non hanno un lavoro, magari comunque viviamo in una società in cui se sei magari anche nato in un altro paese, in Italia non ci puoi neanche arrivare, che tu sia frocio o che non, oppure che tu non lo sia. Per cui è proprio no, la nostra idea è stata quella proprio di creare e di provare a portare un po' di politica dentro questi Pride senza la fatica di dover partecipare a qualcosa che non ci rappresentasse. Ci sono tante associazioni, la scelta è stata quella di non far partecipare ufficialmente le associazioni, ma si sono costituiti due comitati organizzativi, ognuno sul proprio canale e di affinità. Per cui noi siamo il comitato Giù la Maschera, che è quello che ha lanciato l'idea del Pride. Poi c'è un altro che è educare alle differenze per combattere l'odio, che invece è, diciamo, la parte un pochino più istituzionale, forse, così possiamo chiamarla. In tutto questo c'è stato un lavoro di continua, estenuante, faticosa mediazione per riuscire a trovare un Pride che comunque fosse unitario, perché la bandiera froce ha 6 colori e vuol dire che ognuno dentro un Pride ha la propria dignità di starci dentro, di portare le proprie istanze senza che nessuno possa dire no, tu non ci sei al Pride. Ovvio, il nostro modo di intendere il Pride è un Pride oltre che politico favoloso, diciamolo così, adesso è una parola che sta tornando Un po' per ribelle se sta vuoi, come tornando nel discorso di esatto, prima. molto poco etichettato e molto poco imbellettato dal punto di vista della normalità. Se poi ci sono anche i froci che pretendono una propria visibilità come norma, sono liberi di esserlo e di partecipare a un Pride. Per quello è stato proprio tutto un lavoro di cuci, 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 lima. Per cui usciamo con un Pride unitario. Cioè, il Pride non ha una bella fine per noi. Perché dopo la fine di quello che è il corteo, andiamo alla fine in Palazzo Frizzoni davanti al comune, diciamo tra virgolette le solite cose perché non saranno le solite cose perché qualcosa da dire ce l'abbiamo, poi ci spostiamo tutti in via Pignola che l'abbiamo proprio tappezzata, quelli commercianti sono stati particolarmente sensibili, se si vuol dire così, o supportivi e vogliamo fare proprio la strada, la festa in strada perché chiudersi in un locale perché possiamo fare tutti i sabati sera, non è quello il punto è scendere in strada E e continuare la continuare e festa. dire siamo qui e siamo incazzati, ma comunque ce la festeggiamo. E continuiamo a fare festa. Continuiamo a fare Tanto, tanto è festa. vero che gli eventi del Pride poi, per come ce lo siamo immaginati noi, continuano anche sul mese di maggio e giugno. Noi abbiamo eventi abbastanza importanti la prima settimana di giugno, abbiamo eventi l'ultima settimana di maggio, per cui è Continuiamo. paradossalmente una parata iniziale.
più la maschera perché abbiamo scelto come richiamo l'Arlecchino. L'Arlecchino cos'è? È la maschera di Bergamo, che tutti conoscono. È vestito da strafrocia, perché tutto quel vestito tutto colorato fa molto pride già di per sé, e ha un modo di fare un po' irriverente. È un po' irriverente, è ribelle, e noi vogliamo prendere la maschera dell'Arlecchino e toglierla alla città. Toglierla a una città che forse solo in apparenza la Bergamo bigotta, la Bergamo così, perché parlando poi davvero con le persone abbiamo trovato quasi soltanto supporto. Giù la maschera noi che sfidiamo a volto scoperto per strada, giù la maschera alla città, e noi ci siamo.